Benvenuti! Oggi ci immergeremo nel mondo dell'OISA, l'orologeria italiana società anonima, e del suo fondatore Domenico Morezzi. Nato il 17 novembre 1897 a Masserano, in provincia di Vercelli. Fin da giovane, Morezzi aveva una passione innata per l'orologeria, una passione che lo avrebbe portato a costituire l'unica maison italiana a produrre movimenti in-house, dalla progettazione alla produzione. La sua ricerca di conoscenza lo portò in Svizzera, dove affinò le sue abilità tecniche presso l'Istituto Technicum di Bienne, diplomandosi come maître horloger nel 1916. Ma Domenico Morezzi voleva fare di più che imparare, voleva creare. E così, dopo il diploma, si trasferì a Grenchen, in Svizzera, dove iniziò la sua carriera come orologiaio, lavorando per diverse case di orologi. Nel 1937, Morezzi fece il suo ritorno in Italia, portando con sé un'incredibile esperienza svizzera e un'ambizione fuori dal comune. Insieme ai soci Ottina e Papis, fondò l'OISA, un'azienda all'avanguardia che avrebbe scritto una pagina di eccellenza nell'orologeria italiana. Durante la sua carriera, Domenico Morezzi progettò una serie di movimenti, tra cui l'OISA 51, l'OISA 53 e l'OISA 10,5, che è il movimento dell'orologio che andremo a revisionare. Dopo aver lasciato l'OISA nel 1955, Morezzi fondò la FAAO, la fabbrica artigiana Abbozzi Orologeria, dove progettò ulteriori movimenti di alta qualità. Oltre a produrre orologi con il proprio marchio, l'OISA commercializzò orologi sotto vari marchi, ampliando ulteriormente la sua presenza nell'industria orologiera. Ma ora, veniamo al nostro orologio. Qui abbiamo la lancetta dei piccoli secondi che purtroppo manca, ma fortunatamente ne ho una di un altro movimento OISA. Thank you.
vorrei condividere con voi un momento davvero speciale di questa revisione. Quando ho ricevuto questo piccolo gioiellino, ho scoperto che l'asse del bilanciere era rotto. Trovare pezzi di ricambio così rari e preziosi sarebbe stato un compito titanico. È qui che entra in gioco un atto di gentilezza straordinaria. Grazie alla generosità e alla premura del nipote di Domenico Morezzi, Carlo, che ha avuto la gentilezza di inviarmi, completamente a suo carico, un nuovo asse del bilanciere dalla vecchia fornitura del nonno. Questo gesto di generosità è un omaggio al legame speciale che l'orologeria crea tra le persone, un legame che va al di là del tempo e delle distanze. Vorrei quindi cogliere l'occasione in questo video per ringraziarlo di cuore. Per chi non lo sapesse, Carlo ha ereditato e rinnovato la passione del nonno, continuando la straordinaria tradizione orologiera di famiglia. Ha rifondato l'azienda, portando avanti il suo prezioso retaggio. Oggi, questa azienda produce calibri e orologi totalmente made in Italy, onorando e perpetuando l'eredità del nonno. Vi invito a farvi un giro sul sito web dell'azienda per scoprire ulteriori dettagli e ammirare i suoi magnifici orologi. Dopo una prima fase di pulizia per rimuovere la maggior parte dello sporco, procedo con un ciclo di lavaggio utilizzando la mia lavatrice automatica autocostruita. Se non hai ancora avuto l'opportunità di vedere il video sulla sua realizzazione, ti invito a farlo. Thank you.
Ora, vorrei parlarvi del quadrante di questo orologio. Di solito trattare i quadranti è un argomento delicato nell'orologeria, poiché sono componenti estremamente sensibili. Tuttavia, in questo caso, ho dovuto fare un'eccezione. Quando ho ricevuto questo orologio, il quadrante era così sporco che ho sentito la necessità di intervenire. La mia decisione è stata quella di pulirlo nei limiti della fattibilità, utilizzando solo strumenti delicati. Prima di tutto, ho immerso il quadrante in acqua calda per ammorbidire lo sporco accumulato nel corso degli anni. Successivamente, ho utilizzato il polpastrello del mio dito e un sapone neutro. Questa combinazione aiuta a contrastare l'acidità naturale del polpastrello e a rimuovere lo sporco senza danneggiare il quadrante. Con movimenti leggerissimi e circolari, ho proceduto con la pulizia fino a ottenere un risultato accettabile. Ricordo che trattare un quadrante è una scelta da fare con estrema cautela e solo quando è strettamente necessario. Nel mio caso è stata un'opzione ponderata per restituire all'orologio la sua dignità. Ora il quadrante è molto più pulito, mantenendo comunque la sua autenticità e storia. Ora passiamo alla pulizia della cassa dell'orologio. La cassa, seppur leggermente rovinata, si adatta perfettamente al carattere del quadrante, che è anch'esso vintage e mostra i segni del tempo. Per mantenere una coerenza estetica sull'intero orologio, ho deciso di effettuare una semplice lucidatura senza cancellare le sue cicatrici d'epoca. Thank you.
Ed eccolo qua, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E per completare questo restauro, ho aggiunto un nuovo cinturino ad anse fisse. Questo tocco finale dona all'orologio una fresca eleganza, senza compromettere la sua autenticità. Ed ora realizziamo una scatola di legno per custodirlo. Questo tronco di noce è perfetto.
Per colorare la scritta utilizzo uno smalto UV, in modo che mantenga nel tempo la sua lucentezza. Se ti sta piacendo il video e desideri vedere più progetti come questo, non esitare. Clicca mi piace e iscriviti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato e far parte della nostra community. Clicca su iscriviti e unisciti a noi.